Va bene, allora partiamo. Allora, innanzitutto ringrazio un ringraziamento ai partecipanti che sono tanti. Ieri erano quasi 300 preiscritti ai faculty di Scassant, che ringrazio vivamente. Abbiamo un panel veramente di altissimo livello. Ringrazio tutti personalmente, all'organizzazione. Comunicazione Eventi che ci assiste in questo webinar, agli sponsor, alla Medtronic, all'azienda e all'Università di Parma che ci fanno da sponsor e al SISME che patrocina l'evento. Dovremmo avere tra l'altro anche il direttore generale che magari dopo farà un saluto. Ringrazio anche chiaramente, come faccio sempre quando ho l'occasione, Roberto Petri, che ormai 10 anni fa mi ha introdotto nel mondo della chirurgia esofagea mini-invasiva, che è sempre stato un riferimento per me, non mi stancherò mai di ringraziarlo. Due parole su come nasce, come ho organizzato questo webinar. Nasce da una chiacchierata che abbiamo fatto con Roberto un paio di mesi fa, da cui è emerso appunto l'idea di mettere un po' a fuoco e fare un po' il punto sull'Ivor Lewis mini-invasiva. Come sapete, è un bellissimo intervento che però sull'aspetto mini-invasivo presenta ancora qualche problematica tecnica che ha indotto qualcuno a fare un passo indietro. Allo stesso tempo, nell'ultimo periodo ci sono state le evoluzioni tecniche e tecnologiche che invece hanno portato tanto entusiasmo su questa procedura, e quindi l'idea è proprio quella, in maniera informale pratica, di fare un punto della situazione facendo vedere, insomma, dagli esperti che sono in questo panel, quelle che sono le evoluzioni tecniche nell'anastomosi, soprattutto i trucchetti e comunque quello che si può utilizzare per rendere questa procedura il più sicuro possibile. Da un punto di vista della struttura del webinar, ci sarà un'introduzione di Giovanni De Manzoni che farà un po' una revisione delle letterature, poi tutto sarà incentrato sulla discussione di clip video nella versione How to Do It, cioè 8 faculty faranno vedere un po' il loro metodo, il loro approccio all'anastomosi. Il tutto verrà moderato dal professor Rosati. Alla fine ci sarà spazio per la discussione, a cui potranno partecipare chiaramente, dovranno partecipare Discussant e Faculty, potranno partecipare anche tutti i partecipanti attraverso la chat, a cui cercheremo di rispondere, o per alzata di mano, e cercheremo di dare parola diretta a chi volesse farlo. Io non so se il dottor Fabi è presente e vuole fare un saluto. Eccomi, sono qua, mi senti Federico? Ciao. Grazie Massimo, grazie. No, Grazie della presenza. grazie a voi, quindi grazie al professor Marchesi che diciamo oramai come azienda ospedaliera universitaria ci sta di Parma, ci sta abituando a questi momenti di confronto. Grazie a tutti voi che state partecipando numerosi. E a testimonianza anche dell'interesse sia nell'informalità della discussione, ma soprattutto nell'utilità concreta degli approfondimenti che andate a fare. La giornata di oggi quindi è un momento di confronto, confronto per il quale noi teniamo in particolare all'interno della nostra azienda ospedaliera universitaria, ma soprattutto all'interno del mondo professionale delle reti cliniche più complessive. Ci si confronta tra pari, ma soprattutto con la consapevolezza che dai migliori si impara, con l'obiettivo di diventare i migliori che insegnano anche alle persone che si approcciano alla disciplina medica, ma soprattutto alle competenze e alla destrezza della disciplina chirurgica. I percorsi di qualità si costruiscono e si fanno in questo modo. Naturalmente non è più tempo dell'uomo solo al comando all'interno delle discipline ad alta destrezza tecnica, quale quella chirurgica,
ma è l'ora anche degli assetti organizzativi che siano conseguenti a creare quelle condizioni organizzative per sviluppare al meglio le ridondanze all'interno delle competenze tecniche di qualità. Ed è quello che si sta facendo nelle chirurgie più avanzate del mondo ed è quello che stiamo facendo da qualche tempo all'interno del nostro policlinico. In particolare nei dipartimenti chirurgici stiamo oramai seguendo questo percorso da anni e ci sta portando dei risultati veramente significativi come qualità tecnica che offriamo ai nostri pazienti. Quindi nel ringraziare Federico Marchesi, io ringrazio tutti voi e sono convinto che sapremo sfruttare al meglio anche queste nuove forme di comunicazione che ci vengono imposte dall'emergenza e dalle misure di prevenzione che stiamo adottando. Non c'è solo Covid, e lo possiamo dire parlando a ragion veduta, in un territorio che è stato l'epicentro di questo cataclisma immenso, che non è ancora finito, ma che si sta governando. E questo è un ospedale che nel clou, sui 1.000 letti disponibili, ha avuto fino a 750 persone ricoverate con la polmonite interstiziale. Però non ci siamo fermati, abbiamo fatto fronte, abbiamo resistito, diciamo, con la qualità dell'organizzazione che abbiamo e abbiamo sempre continuato a pensare che la nuova prossima normalità deve essere abitata dalla cultura che oggi informalmente e operativamente cercate di rappresentare e di sviluppare. Quindi grazie a tutti e grazie a te Federico in particolare. È Grazie stato un piacere. Massimo, grazie veramente. Allora lascio la parola a Roberto Petri che fa un saluto anche lui, un'introduzione al webinar. Grazie Federico, anch'io velocissimo, grazie a te per così l'idea che assieme abbiamo avuto, ma grazie anche dell'impegno che ci hai messo, devo dire molto. Grazie a tutti quelli che hanno aderito, direi tutti entusiasticamente, perché evidentemente non siamo gli unici a pensare che questa cosa che abbiamo provato a fare con entusiasmo ancora non ci soddisfa completamente, ma per esempio personalmente non mi soddisfa completamente, tant'è che appunto, come dicevi tu, noi stessi abbiamo fatto un passo indietro e dopo vedremo anche perché, con che numeri. Permettetemi un grazie al Sisme e agli amici di Milano che non solo hanno dato il patrocinio, ma hanno dato il supporto. E io credo che lo scopo di quella società scientifica sia proprio anche quello di far crescere anche tecnicamente, oltre che culturalmente, chi si occupa insomma di chirurgia dell'esofago. Ti tornerei la linea, così introduci tu il professor De Manzoni, che anch'io però ringrazio di aver dato la disponibilità a portare la sua cultura in questo spazio. A te Federico. Ok, va bene, perfetto, colgo la palla al balzo. Professor Giovanni De Manzoni è una persona di assoluto riferimento, oltre che chirurgico, anche scientifico. Mi ha sempre colpito molto la sua preparazione, la sua cultura e la sua facilità nell'esposizione degli argomenti ed è per questo che abbiamo deciso assieme di sviluppare l'introduzione, diciamo, scientifica al webinar con questa lettura che fa un po' il punto della situazione, l'esofago gastroanastomosi intratoracica nell'Ivor-Lewis, i problemi e le soluzioni. Giovanni, ti ringrazio e ti do la parola. Grazie, grazie sia Federico per questa organizzazione, grazie anche per le parole. Spero di essere assolutamente all'altezza di quello che mi hai chiesto. Io allora parto condividendo già lo schermo e le diapositive. Ditemi voi se si vedono. No, scusami. Tac. Si vede o Sì. vediamo?
Sì, perfetto. Niente, in effetti io penso che abbiate perfettamente ragione sul fatto che l'anastomosi nell'Ivo Lewis diventa centrale in questo momento rispetto all'intera, diciamo così, intervento chirurgico. Cosa intendo? Io sono il primo. Molto sinceramente, che pensa che la mini invasiva sia dal punto di vista oncologico, in questo momento in torace, soprattutto in torace, superiore alla tecnica open. Quindi il dover tornare indietro o un passo indietro per problemi in realtà non tanto di radicalità oncologica, che è quello che ci ha sempre preoccupato facendo la mini invasiva, se ci pensate, sempre la non invasività, il numero di la non inferiorità, il numero di linfonodi, ma cosa facciamo? In realtà io penso che nel caso dell'Ivor Lewis il problema non sia assolutamente oncologico, ma la tecnica mini-invasiva, che sia fatta in toracoscopia o che sia fatta in robotica, è paradossalmente più radicale, fra virgolette, della chirurgia tradizionale. Quindi noi ci giochiamo tutto sostanzialmente sul momento tecnico centrale, importantissima, che è l'anastomosi esofago-gastrica intratoracica. Però devo dirvi, questo va riconosciuto che anche dal punto di vista della chirurgia open, questa è una diapositiva che vi dice che non c'è poi queste certezze e queste chiarezze, perché se andate a vedere questa diapositiva, alla fine vedete che i risultati di descenze anastomotici oscillano su range difficilmente credibili, cioè purtroppo dall'1,6 al 17 sono due mondi completamente diversi a tutti noi, che soffriamo le complicanze, li seguiamo nei nostri reparti, cioè un conto avere l'1,6, un conto avere il 17. E inoltre, se io vado a vedere, ma è meglio la circolare con la stepper, farla manuale, farla laterolaterale, paradossalmente, una cosa a cui io non credo, la laterolaterale meccanica in questa, diciamo, meta-analisi su 15 trial randomizzati direbbe che forse la laterolaterale è meglio della circular stapler e sicuramente meglio della manuale. Però, ripeto, vediamo se riesco ad andare avanti, non c'è neanche in open questa certezza. Ognuno di noi nelle nostre scuole ha sviluppato chiaramente delle proprie tecniche precise. Va bene la tecnica qui di Verona, il tubulo piccolo, la tasca di entrata, in modo che sia una reale termino-terminale dal punto di vista della vascolarizzazione, cioè non farla sulla parete posteriore, però ripeto, questa è un'idea precisa del nostro centro in cui abbiamo creduto e abbiamo indubbiamente creduto e ci ha portato anche delle soddisfazioni perché in fin dei conti se vado a vedere i leak di sicuro si attestano sul benchmark, forse anche leggermente sotto il benchmark negli ultimi anni internazionale, intorno al 5%, intratoracica, sto parlando, non al collo chiaramente. E anche se devo andare a vedere il tipo terzo, che è quello, come dicevo prima, che è molto, molto, molto impegnativo per tutti noi nella sua gestione post-operatoria, la percentuale di discendenze con tipo terzo, secondo la classificazione dell'esodata, è relativamente limitata, pagando dal punto di vista delle stenosi endoscopiche, poco, delle stenosi anastomotiche, poco. Quindi, diciamo, noi a Verona crediamo di aver raggiunto una certa confidenza e ho dei risultati assolutamente buoni, paragonabili ai maggiori centri internazionali. Però si inserisce la minimal invasive. La minimal invasive chiaramente si inserisce sia, come vi ho detto, dal punto di vista oncologico, sia dal punto di vista tecnico dell'anastomosi. E si inserisce in maniera prepotente, perché questo è una survey di Haverkamp che vi dice, guardate che ormai circa la metà delle procedure intratoraciche sono alla fine minimal invasive, cosa che nel 2007 non si verificava assolutamente. L'intratoracica era praticamente quasi sempre in open, in toracotomia, l'Ivor Lewis. Non si pensava a un'anastomosi, un approccio, diciamo così, mini invasivo. E questo approccio mini invasivo ha portato
dei risultati positivi o negativi. Noi in letteratura abbiamo due trial che non sono sull'anastomosi, però vorrei sottolinearlo moltissimo questo, perché nessuno di questi due trial ci dice nulla di utile, non perché non siano stati fatti bene, ma perché realmente poi i trial randomizzati con una selezione estrema dei malati e con difficoltà di standardizzazione nella chirurgia portano a dei risultati spesso quasi fuorvianti in alcuni casi. Faccio l'esempio classico della D2 nello stomaco negli anni 90. Che cos'è? Questo è il trial, diciamo, quello di questa, il Time, che in realtà che cosa succede? Non riesce a dirmi più di tanto perché compara in mini-invasiva e open, ma come vedete in realtà l'anastomosi in 2/3 dei casi è cervicale, quindi sull'anastomosi toracica non ci sono notizie certe. L'anastomosi in mie toracica viene fatta con 6 cm di toracotomia, e vedremo che in fin dei conti la toracotomia che fa il professor Giacopuzzi, il mio associato che mi segue tutta la robotica, è meno di 6 centimetri. Comunque dopo avremo tempo di discutere questo. E su quello che riguarda il leak, loro dicono non c'è differenza di leak fra la minimal invasive e l'open, anche se i numeri sono un pochino maggiori quelli della minimal invasive, ma ripeto, io non la posso usare più di tanto nel giudizio che mi chiede Federico oggi sulla Ivor Lewis, perché 2/3 sono al collo, quindi è falsato assolutamente. Andiamo a vedere il Miro Trial, quello di Mariette, e anche qui purtroppo è un po' un problema nella valutazione questo trial. È un problema generale perché alla fine in realtà c'è la toracotomia in tutte e due, quindi non mi supera quel problema mio che è associare la grande capacità oncologica della mini-invasiva, della toracoscopica, all'anastomosi, alla tecnica dell'anastomosi, perché la toracotomia, questa è una posterolaterale, quindi altro che 6 centimetri, parliamo di 15 centimetri, chi è andato a vedere nel centro di Lille o in altri centri, a Colonia, qual è la toracotomia posterolaterale che viene usata anche nella tecnica ibrida. Quindi questa ci dice solo che la laparoscopia funziona bene perché abbatterebbe le complicanze respiratorie. Non è argomento della nostra discussione, le complicanze respiratorie uguali maggiori di 2 di clavien-dindo, quindi già comincio a barcollare nella mia convinzione che siano major complication. Comunque non è l'argomento della mia presentazione, quindi è un trial che più di tanto non mi aiuta neanche a sapere, a mio giudizio, se la laparoscopia è assolutamente superiore alla laparotomica nell'evitare le complicanze respiratorie. E anche il Romeo trial vi dico già che non ci dirà più di tanto, perché ha in 2 bracci con una right toracotomy in entrambi, uno laparoscopico e uno open, e ci sarà solo una sottoanalisi di un piccolo gruppo che verrà fatto in total in minimal invasive, quindi una selezione di una selezione di un trial randomizzato, quindi non so se più di tanto noi avremo qualche notizia da questo trial. Andiamo un po' allora a vedere se abbiamo qualcosa dagli studi osservazionali, a cui io credo molto, quasi più che ai randomized clinical trial. Io penso che studi osservazionali e i prospettici fatti bene possano dare tanto agli studi clinici e alla nostra pratica clinica. E che cosa vedo? Questo è banale, ci siamo dentro sia io che Riccardo Rosatti, questa è l'esodata, cioè ci buttiamo dentro tutti i nostri dati di centri ad altissimo, ad alto volume di chirurgia esofagea in tutto il mondo, e che cosa mi dice? Che è aumentata la minimal invasive, e da questo punto di vista nel biennio 2017-18 abbiamo un 56-57% di minimal invasive di esofagectomie, sono compresi anche le McEwan, rispetto a un 48, e questo mi fa felice. Le anastomosi intratoraciche sono circa 2/3, quindi cominciamo a essere diversi dal Time, che era inverso se ci pensate, però che cosa succede? Che nel biennio, invece che migliorare andando avanti negli anni, ho un aumento della percentuale di complicanze leakage anastomotici. E questo chiaramente non vuol dire che perché è aumentata la mini invasiva è aumentata il leakage anastomotico, però la domanda
ce la siamo posti tutti e penso adesso ci sia un lavoro, una sottoanalisi da questo punto di vista proprio sull'esodata. E alla fine, in fin dei conti, non è tanto che gli olandesi, esaminando il loro DUCA database, quindi nazionale, ci dicono tanto di diverso, perché la percentuale di reinterventi e leak anastomotici del mini invasive rispetto alla open sono quasi il doppio in tutta la popolazione esaminata di Ivor Lewis. Se facciamo un propensity score, se tentiamo di paragonare due popolazioni simili, nonostante questo è ancora significativamente più alta il leakage dopo minimal invasive. E purtroppo anche in Italia, anche noi abbiamo avuto in fin dei conti in questo Mumele che ha condotto Uberto Filmagalli, anche lì hybrid open si dimostrerebbero con una percentuale di leakage anastomotici significativamente inferiore rispetto alla tecnica totalmente mini-invasiva. Quindi a questo punto siamo di fronte a una tecnica che da una parte ci dice ma guarda, fallo in mini-invasiva perché dal punto di vista oncologico vai meglio e dall'altra dice cavolo, io sono arrivato a quelle percentuali di leakage bassetti, vado a mettere in difficoltà, è vero che sono meglio dal punto di vista oncologico, prima ma vado a mettere in difficoltà il mio risultato perché mi aumentano i leakage anastomotici e forse questo è quello che voleva Federico oggi, cioè che ci dicessimo se riusciamo in qualche maniera confrontandosi fra noi ad arrivare a un'anastomosi che ci riconduca sostanzialmente senza paure ai risultati che avevamo nell'open. Vediamo dalla letteratura non abbiamo secondo me un grande aiuto, abbiamo sempre questi lavori degli olandesi che hanno tentato di vedere se c'era una tecnica end to side col double stepping, side to side. Vi dico subito che l'end to side col double stepping è quella che ha avuto i risultati peggiori, ma vedete i numeri, noi parliamo sempre di tassi di nascenze anastomotici che penso non solo io, ma tutti noi riteniamo troppo alti, cioè troppo alti e troppo impegnativi per una struttura di alto volume sulla chirurgia esofagea. Quindi io non penso, nonostante loro dicano c'è la learning curve, ci sono delle difficoltà, diciamo così, perché ci sono troppe tecniche. È vero, secondo me ci sono difficoltà perché noi abbiamo too many different techniques. Dobbiamo capire in qualche maniera come arrivare a una tecnica, ripeto, che ci consenta di essere sicuri e avere gli stessi risultati dell'open. Questo lo salto perché è un lavoro randomizzato sempre degli olandesi dove torniamo in pratica a ricondurre i numeri ai loro posti, cioè si vede che quelle fatte al collo hanno tre volte. Questo è importante per dire, non è che noi adesso dobbiamo tornare a fare le anastomosi al collo perché non troviamo un meccanismo di minimal invasive adeguato per farle intratoraciche. Quello è sbagliatissimo perché al collo abbiamo il triplo delle descenze, c'è poco da fare, non è che dobbiamo nasconderci questo. È chiaro che tutto questo si inserisce in una difficoltà di learning curve, cioè c'è bisogno indubbiamente di un certo numero di casi per arrivare a avere dei risultati diciamo paragonabili al passato, alla open. Però nella chirurgia esofagea, paradossalmente, rispetto a una chirurgia gastrica, una chirurgia, questo è a mio giudizio più semplice da raggiungere da parte del nostro gruppo italiano, perché in fin dei conti il numero di centri ad alto volume non è esagerato in Italia, quindi un tentativo di omogeneizzazione potrebbe essere, io lo trovo fattibile e possibile, ecco, quindi di cercare anche di ridurre questi 119 casi di cui abbiamo necessità per riuscire a standardizzare. E l'esperienza robotica, il robot io penso che non dia, sinceramente non dà di più alla toracoscopia dal punto di vista della visione, della radicalità, dell'approccio. Quello che potrebbe dare di più è forse proprio su questa famosa anastomosi.
Come sempre, la letteratura non è d'aiuto perché abbiamo due trial su robot, uno pubblicato che è il robot trial su Annas nel 19, uno invece è un ongoing, è il RAMI trial, però in entrambi i due trial la anastomosi di questi esofagi eseguiti in robotica viene fatta al collo. Quindi non ci dirà niente su Leivon Lewis, quindi non puntiamo di sicuro su questo. Io, durante, insieme a Simone, durante questo scambio di opinioni, proporremo una tecnica appunto anastomotica robotica che sostanzialmente ricalca quella che vi ho mostrato all'inizio, cioè la termino terminale, come era stata fatto in Open fino a 2 anni fa. Adesso, tendenzialmente le Leivon Lewis di base, per un programma ben preciso che ho richiesto specificatamente, vengono nel mio centro fatte tutte in robotica, se no non capiamo mai niente e tentiamo di capire cosa ci potrebbe dare in più il robot. Quindi, chiudendo un pochino, direi che quello di cui andiamo a discutere è capire come risolvere il problema anastomotico, che in fin dei conti è quello che maggiormente ostacola la diffusione della Leivon Lewis totally minimal invasive, che a mio giudizio, sottolineo di nuovo, dal punto di vista oncologico è di sicuro la tecnica attualmente migliore. Grazie. Spero di aver risposto alla richiesta di Federico. Perfettamente, ed è la migliore introduzione alla seconda parte che modererà il professor Rosati, in cui vedremo appunto diverse soluzioni, diverse idee, cercando un po' poi di ragionare su che può essere la somma di queste idee. Lascio la parola al professor Rosati, che ringrazio. Innanzitutto Federico, grazie per avermi coinvolto, grazie a te e a Roberto e complimenti per questa bella iniziativa. Due parole di introduzione, perché penso che di una fistola anastomotica esofagogastrica non sia solo tecnica, ma sia un complesso multifattoriale che negli ultimi anni se anche tante altre cose che facciamo insieme al dato ovviamente di tecnica, può essere quello che determina poi l'insorgenza di una complicanza. Ma secondo me questo sarà un bel argomento di discussione. Io mi limito a richiedere a tutti i presentatori di oggi di stare nei tempi assegnati, facciamo un'unica discussione collegiale alla fine, con l'intervento anche di alcuni commentatori preordinati, oltre che le domande che ognuno di noi farà e a cui vorremmo rispondere. Giusto una parola per dire che io ho iniziato ad approcciare la mini invasiva con la gastrolisi laparoscopica quando eravamo ancora col professor Peracchia in policlinico negli anni 90, e accanto a me c'era Roberto, che vedo sempre con grande piacere, e facevamo quelle gastrolisi con migliaia di clip posizionate perché non c'erano ancora gli energy device. Quindi era fare una lastra a un paziente dopo una gastrolisi laparoscopica era vedere un cimitero di clip, e la tecnologia ha tanto aiutato in questa cosa. Adesso le esperienze sono tante, ormai diciamo come casistica globale il mio gruppo ha superato le 1000 esofagectomie e buona parte di queste negli ultimi anni sono mini-invasive, quindi possiamo dire le esperienze continuano, evolvono, e questo sarà un po' l'argomento. Do subito la parola alla prima presentazione, Paolo Parise, che ci parla della circolare con pearl string in decubito semiprono. Paolo. Ciao Riccardo e buongiorno a tutti.
Rubo solo 30 secondi alla mia presentazione, che comunque sarà breve, come richiesto, per ringraziare Federico e Roberto per l'invito e per questa bella iniziativa, e come presidente del SISME per averci chiesto l'endorsement, che come direttivo abbiamo dato molto volentieri, con grande entusiasmo, perché questa è un'iniziativa che è assolutamente in linea, va nella stessa direzione di quelli che sono gli obiettivi di questa società. Condivido rapidamente il mio schermo. Ditemi se si vede cortesemente. Si vede? Allora, vediamo un attimo. Abbiate pazienza, condividi schermo, eccolo qui. Condividi. Ok. Vedete ora? Sì. Bene. Allora, senza dati come richiesto, ma faremo solo una cosa di tecnica, noi siamo partiti qui a San Raffaele nel 2015 e abbiamo di fatto cercato di standardizzare la nostra tecnica in varie maniere. Siamo partiti dalla laterale, quindi una Horringer con chiusura di fatto della breccia di servizio con un'altra suturatrice lineare, e devo dire che l'esperienza con questa tecnica è stata abbastanza dolorosa, in me, con tassi di fistole abbastanza elevati, prossimi quasi al 20%. Quindi abbiamo deciso di modificare la tecnica, passando ad una chiusura manuale della breccia di servizio residua, prima in uno strato singolo, poi in duplice strato. Le cose sono un po' migliorate, ma non molto, e quindi siamo arrivati a fare la tecnica definitiva, che è quella di una circolare termino laterale, che riproduce fondamentalmente ciò che veniva fatto meglio con l'approccio open, utilizzando il posting. Il paziente, indipendentemente da quale fosse la tecnica di anastomosi, lo abbiamo sempre posizionato in decubito semiprono. Come? Di fatto mettendolo in decubito laterale sinistro, con un reggi bacino, un reggi esterno, solidarizzando il bacino anche con dei cerotti al reggi bacino, e dopodiché abbiamo pronato il letto in maniera abbastanza spinta, vedete, fino ai 30 gradi, e mettendolo leggermente in anti-trendelenburg, circa 10-15 gradi. Vedete, in questa immagine di fatto ci si ritrova con un paziente che è quasi in una posizione prona completa. Questa è la posizione dei trocar, all'apice della scapola lottica, a 9 cm di distanza sulla stessa linea, due trocar operatori, uno da 12, uno da 5, e tra gli ultimi due più anteriormente un altro trocar da 12 cm. Passo velocemente al video. Vedete che passiamo a confezionare la borsa di tabacco con una pinza a rastrello laparoscopica, e quindi con gli aghi retti e il filo in nylon 2-0 procediamo a confezionare la borsa di tabacco sull'esofago all'apice del torace, sempre comunque sopra il livello dell'azigos. Quello è un passaggio che richiede una certa attenzione, perché in fondo, da questa parte qui, abbiamo l'arco della aorta, quindi bisogna prestare molta attenzione nel far uscire gli aghi, perché si possono determinare punture accidentali. A questo punto eseguiamo, passiamo in esterno, vedete, una mini toracotomia allargando l'accesso di trocar anteriore, quello da 12 mm che avete visto prima, e facendo di fatto una toracotomia intorno ai 6-8 cm. E procediamo a divaricare la stessa anche con il posizionamento di un finocchietto. Questo perché? Perché ci servirà, come vedrete tra poco, per preparare il resto dell'anastomosi. Bisogna stirare un pochino, ma alla fine si apre bene anche attraverso una piccola toracotomia. Si inserisce quindi la testina. Questa tecnica ci permette di utilizzare le testine che noi preferiamo, dalla 25 fino alla 29, la 28 o anche più se necessario e se possibile. Trasponiamo quindi
in torace il tubulo, usiamo l'accorgimento di avvolgerlo con una garza perché questo ci evita di fare lesioni sul viscere, ripetiamo un'angiografia con verde di angiocianina per valutare la vascolarizzazione del tubulo anche in torace e a questo punto che cosa facciamo? Estraiamo lo stomaco e il tubulo. Questo qui è un passaggio che non abbiamo fatto da subito, l'abbiamo fatto in un secondo momento ed è un qualcosa che ha semplificato molto l'esecuzione della tecnica, perché come vedrete che cosa facciamo? Di fatto andiamo, diversamente da quanto si faceva per esempio in open, che prima si fa l'anastomosi e poi con la TA o la suturatrice circolare si procedeva a completare la tubulizzazione, in realtà vedrete che qui noi che cosa facciamo? Di fatto facciamo prima la resezione del fondo dello stomaco, quindi della parte sottocardiale, e questo ci permetterà di rientrare in torace senza avere più tutta quella, diciamo così, quello stomaco in mezzo ai piedi che ci ostacolava nella visione e nei movimenti, utilizzando di fatto il procedimento, la tecnica che si faceva prima in aperto. Questa cosa semplifica notevolmente poi le manovre in toracoscopia quando tra un pochino rientreremo. Svuotiamo, puliamo bene lo stomaco dai residui di sangue e quindi entriamo con la suturatrice circolare della dimensione che abbiamo scelto e che riteniamo essere adeguata per il calibro dell'esofago. Si entra. Usciamo quindi con la punta dello strumento e reintroduciamo agevolmente a questo punto il viscere e la suturatrice in torace. Vedete che non abbiamo più ingombro e possiamo con grande facilità connettere incudine e suturatrice e passare a confezionare la anastomosi esofago gastrica. Si estrae la suturatrice e a questo punto si completa la tubulizzazione con un'ulteriore carica di endogia. Abbiamo poi l'abitudine di avvolgere l'anastomosi con un lembo di aumento, questo non tanto per ridurre il rischio di fistola, quanto piuttosto per avere eventualmente un leak contenuto nel momento in cui dovesse verificarsi. Grazie. Questi sono i due strumenti che sono necessari ovviamente per fare questo tipo di anastomosi. Grazie. Molto bene Paolo, grazie della tua presentazione. Darei subito la parola a Roberto Petri che ci dice circolare in prone position. Niente, grazie a te per la parola, ma grazie soprattutto della collaborazione. Io oggi sono qui soprattutto per vedere come gli altri, come tu, come gli altri hanno risolto i problemi, perché la nostra esperienza, vi anticipo già, insomma, ci ha dato più di qualche perplessità su questo intervento. Noi facciamo la mini invasiva ormai da più di 15 anni. Per ultimo siamo arrivati anche alla IWIS, cioè alla SU totale. Direi di vedere subito la tecnica, dopo però un paio d'anni il numero delle fistole che stavamo avendo ci ha convinto a fare un passo indietro appunto, e quindi negli ultimi due anni quando scegliamo di fare l'Ivor Lewis la facciamo il tempo toracico, almeno lo facciamo in aperto, in toracotomia. Questa è la tecnica che usavamo. State vedendo adesso? Sì. Ok. Vedete allora il confezionamento della borsa di tabacco. Ecco, si vede
Se quello che state vedendo voi è quello che vedo io, adesso si vede appunto il sopragitto, la parte diciamo anteriore superiore viene fatta prima di completare il distacco del pezzo operatorio, si completa appunto il sopragitto. È inutile dire che questo non solo è il tempo più difficile, ma è quello anche che lascia più di qualche dubbio che sia, diciamo, il punto difficile, il punto dove avviene, su cui c'è la maggior colpa, tra virgolette, dei risultati non certo brillantissimi. Questi trucchetti, vedete che noi facciamo, lavoriamo comunque con esclusione polmonare, e quindi con la CO2. Chiusura della borsa attorno alla testina. Questa è una 25, ma insomma si può, anche noi abbiamo usato una 29. Chiaramente più è grande la testina, più c'è anche, può esserci tra le altre cose anche qualche difficoltà nell'introduzione sia della testina che dello stapler attraverso il costato. Qui usavamo perlomeno una seconda testina di protezione della punta, e anche per evitare il trazionamento del perno sul tubulo, e quindi evitare, diciamo, che si allargasse troppo il buco da cui esce nel tubulo gastrico che andiamo ad anastomizzare. Ecco, vedete, uno dei motivi per cui non hai la sensazione di un combaciamento perfetto, il fatto che l'esofago non è sierosa e quindi una parte della muscolare qualche volta scappa fuori. Non è questo il caso. In questo caso sì, la sutura circolare è venuta proprio bene, però in altri casi qualche volta scappa qualche fibra muscolare. Completiamo anche noi con la sezione del cul-de-sac e due punti di copertura. Vedete che l'anastomosi è finita praticamente dietro l'asigos, due punti per fissare il cul-de-sac e quindi evitare la trazione. Faccio vedere solo velocemente la diapositiva dei risultati, da cui si capisce anche, spero, perché vedete adesso, no, la tabella con i nostri risultati. Queste sono, diciamo, i tumori del terzo. Devi condividere lo schermo. Sì, sì, lo stiamo facendo. Ecco, abbiamo ripreso noi la linea adesso. Sì, ma non si vede. Ah, non si vede. Niente, lasciamo stare, adesso non si vede. Adesso sì, ok. Ok. Vedete, questi sono i casi, diciamo, di tumore del terzo inferiore, quindi quelli che avrebbero potuto o hanno beneficiato di una sul totale. Vedete che ci sono tante comunque totali, perché all'inizio eravamo talmente affezionati alla mini-invasiva e la facevamo solo per l'esofagectomia totale, e quindi fino al 2013, no? Abbiamo di fatto abbiamo raccolto quei numeri lì. Poi siamo passati per un paio d'anni, tre anni anzi, alla Ivor-Lewis toracoscopica. Abbiamo fatto 40 casi, vedete una morbidità abbastanza alta, insomma quella è abbastanza in linea con la letteratura. Rimane abbastanza limitata, rimangono abbastanza limitate le complicanze polmonari. Che ribadisco, c'entra la mini-invasività, ma nel nostro modo di pensare c'entra anche il fatto che non si esclude la ventilazione polmonare. Vedete però che abbiamo raddoppiato i leak, siamo arrivati al 20% su 40 casi, e questo alla fine del 2016
alla fine del 2017, quindi dal 2018, ci ha fatto fare quel famoso passo indietro, per cui siamo tornati a fare le Ivor Lewis, cioè continuiamo a fare le totali mini-invasive, le Ivor Lewis in toracotomia, abbiamo dimezzato i link e soprattutto abbiamo azzerato la mortalità. Questo è il ragionamento che abbiamo fatto nel nostro centro. Siamo qui però per vedere se qualcuno sicuramente ha delle soluzioni da darci per riprendere il cammino della mini-invasiva anche nell'esofagectomia sul totale. Grazie a tutti. Grazie a te, Roberto, e grazie soprattutto per aver portato avanti questo argomento da tanti anni e con grande capacità e perizia. Passiamo a Simone Giacopuzzi. Professor Simone Giacopuzzi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci parla del termino terminale circolare con supporto robotico. Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito. Adesso ho un po' di ansia perché il professor De Manzoni ha già anticipato la tecnica e tutto, e quindi spero di non fare brutta figura. Faccio partire il video, spero che lo vediate. State vedendo? Sì. Abbasso un po' la musica che forse vi infastidisce. Non la sentiamo neanche. Che peccato, c'era un finale strepitoso musicale. Detto questo, faccio vedere un pochino più ampio, nel senso parto un secondo dall'addome, dove noi eseguiamo la parte addominale in laparoscopia, in parte perché non abbiamo una suturatrice lineare robotica che ci potrebbe essere d'aiuto, in parte perché per i nostri tempi. Dividiamo la tubulizzazione in due momenti. Un primo momento quasi iniziale, che ci serve per avere uno spazio maggiore per la linfadenectomia di due, quindi liberarci un po' questa finestra che ci può aiutare in maniera importante, come vedete, a ritrarre il gastropancreatico e eseguire una linfadenectomia corretta. Poi in un secondo momento completiamo in parte la tubulizzazione, ma non fino all'apice come ha fatto vedere Parise prima, perché ci fermiamo un po' prima per creare una tasca d'ingresso che poi vi farò vedere. In torace invece andiamo in robotica, paziente in posizione prona, quattro accessi utilizziamo tutti e quattro, più un accesso di servizio. Iniziamo, il robot insomma ci ha molto aiutato dal nostro punto di vista per una corretta dissezione, anche se era una tecnica che già avevamo adottato in laparoscopia, e con omaggio a Petri per l'identificazione del dotto toracico e la sezione del dotto toracico con verde indocianina, utilizzando la tecnica che lui ci aveva indicato dell'iniezione di verde a livello dei linfonodi inguinali. In questo modo noi eseguiamo una linfadenectomia sul dorso dell'aorta fino ad arrivare all'apertura e l'identificazione della pleura controlaterale, portare via tutto il tessuto linfograsso che circonda l'esofago, sia nella parte superiore che, come vedete, nella parte inferiore. La destrezza del robot ci agevola abbastanza. Devo dire che quello che ci manca un po', secondo me, al momento, è un energy device che sia efficace e convincente, perché vedete, qui ve lo faccio vedere, l'ho messo solo per farlo vedere, quello che c'è attualmente a disposizione è decisamente molto, molto grossolano, e preferiamo quindi utilizzare strumenti monopolari per buona parte della dissezione. Ecco, una volta che abbiamo isolato completamente l'esofago, noi, un po' come ha fatto vedere Petri prima, eseguiamo una borsa di tabacco manuale con la sezione con le forbici e poi un posizionamento della borsa di tabacco, per l'appunto, e il primo punto da fuori a dentro e poi tutti gli altri punti dentro fuori, per essere sicuri di prendere la mucosa e solidarizzare la mucosa con la muscolare. Il robot qui ci ha molto aiutato. Noi fare una borsa di tabacco in mini invasiva ci risultava decisamente molto impegnativo. Avevamo iniziato utilizzando la pull string quando non avevamo il robot, però quella da open e ci rendeva le cose decisamente complicate. Con questa tecnica ci sembra che si raggiunga un'efficacia decisamente maggiore, con una borsa di tabacco che ci sembra attualmente abbastanza efficace.
finita la parte della borsa di tabacco, completiamo la linfadenectomia, apertura, mini toracotomia, come vedete qui, d'accesso per entrare poi prima con la testina, come vedete in questo modo. La chiusura della borsa di tabacco, che risulta sicuramente molto agevole con il robot. E poi aggiungiamo una cosa: ogni volta che mettiamo una borsa di tabacco, noi eseguiamo una seconda borsa esterna muscolare, sostanzialmente con un V-lock che ci permette di essere un pochino più sicuri. Abbiamo avuto finora solo un problema su una anastomosi, un problema intraoperatorio su un'anastomosi che sembrava borsa di tabacco non completa, per cui abbiamo dato dei punti di supporto sull'anastomosi sempre grazie al robot, utilizzando dei fili piuttosto piccolini, con degli aghi piuttosto piccoli, siamo riusciti ad ottenere un risultato efficace. Vedete in esterno, anche noi prepariamo in esterno il tubulo in una maniera un pochino diversa rispetto a quella che si prepara abitualmente, con la tecnica con la tasca d'ingresso disegnata, diciamo, dal professor De Manzoni, quella che facciamo da sempre in open, perché ci permette di avere una vascolarizzazione secondo noi migliore, evitare quelle zone d'ombra possibilmente ischemiche che potrebbero inficiare in qualche modo l'anastomosi. In questo modo dalla tasca d'ingresso si entra, completiamo l'anastomosi con la suturatrice circolare, come in questo caso. Il professore mi ha criticato perché la visione che avete fatto vedere voi della chiusura della circolare era migliore di questa, e quindi mi scuso, e poi completiamo chiudiamo la tasca d'ingresso con una suturatrice lineare, spereremo di farlo in robotica. Come vi dicevo, alla fine noi completiamo sempre con una borsa di tabacco con il V-lock. Temevamo di avere, utilizzando il V-lock, una maggior percentuale di stenosi anastomotiche. In questa fase preliminare non l'abbiamo avuto. Utilizziamo questa tecnica un pochino così della gardina per passarsi il lago da questa parte e completare, vedete, a 360 gradi la borsa di tabacco. Vi dicevo, non abbiamo avuto particolari stenosi, dopo vi darò solo un accenno dei numeri. Completiamo il tutto valutando la vascolarizzazione con il verde indocianina. Il tubo è piccolino, un tubo di 2,5 cm, 3 cm di diametro, permette un'ottima vascolarizzazione complessiva. In quest'anno sostanzialmente abbiamo avuto 30 esofagectomie, 2 stenosi e attualmente 0 leak, ma come dice il mio maestro, attenti al 31esimo, e di solito io concludo con un gesto scaramantico, per cui vi ringrazio per avermi invitato. Grazie Simone, molto bello ed esauriente. Passiamo a Michele Valmasoni. Ciao Michele, circolare con Orville. Buongiorno a tutti, intanto provo a vedere se funziona la condivisione, ditemi se vedete l'immagine. Si vede? Sì, si vede. Grazie. Allora, grazie Federico, grazie Roberto e grazie al moderatore per lo spazio. Allora, intanto il paziente viene posizionato in decubito laterale sinistro, come vedete dall'immagine, la posizione dei chirurghi e la posizione dei trocar. In realtà poi il letto viene basculato di un 15-20 gradi verso il primo operatore e in posizione di anti-trend Ellenburg. Vediamo se parte il video. Ecco. Allora, l'esofago viene isolato verso l'apice del torace, al di sopra dell'azigos, con gli ultrasuoni, e successivamente con una linea si interrompe. Ecco qui, forse uno dei primi problemi è appunto lo spazio per poter agire con
la lineare, successivamente tiriamo in torace il tubulo. Devo dire che mi è piaciuta l'idea della garzetta per evitare di creare lesioni sul tubulo che ho visto prima, perché effettivamente qualche volta succede di creare qualche problema. Si completa la tubulizzazione con un'altra lineare e a questo punto si estrae il pezzo. Il tubulo arriva comodamente e quindi procediamo con l'esecuzione dell'anastomosi. Qui c'è la collaborazione dell'anestesista che introduce il sondino dell'Orville dalla bocca e nel frattempo facciamo questo piccolo pertugio di invito per poter recuperare il sondino. L'anestesista inizia a spingere, si interrompe la mucosa. E quindi tramite il sondino recuperiamo l'incudine della suturatrice. La suturatrice è ancora in posizione di riposo, per cui è basculata. Una volta tolto il sondino, per evitare di avere una linea di sutura sulla linea di sutura lineare, mettiamo questo punto che piega completamente la linea della stapler attorno alla testina, in modo che possa essere poi contenuta completamente all'interno del cilindro della suturatrice circolare. Si crea una pens, come vedete, ma successivamente vedremo come questa pens, nel momento in cui la testina raggiunge la posizione di lavoro, viene appianata. Facciamo quindi un'apertura del tubulo. A differenza di quanto abbiamo visto fino adesso, noi lo facciamo all'interno. Si introduce la suturatrice in modo da raggiungere il punto scelto per fare l'anastomosi. Questo forse è un momento più indaginoso, quello di riuscire a ingranare la testina con la suturatrice, e quindi si procede alla chiusura. Come vedete, la pens che si era creata è completamente appianata e si esegue l'anastomosi. Successivamente, controllate le trance, procediamo a chiudere l'apertura di servizio . Si estrae il completamento. Utilizziamo una toracotomia di servizio di circa 6 cm e poi anche noi posizioniamo un punto di sospensione tra la pleura e il tubulo in modo da detendere l'anastomosi. E completiamo ovviamente col posizionamento di un drenaggio. Vi faccio vedere rapidamente solo due numeri di questa serie iniziale. Abbiamo fatto 42 pazienti dal settembre 2018 a dicembre 2020. 30 pazienti li abbiamo fatti facendo la borsa di tabacco e solo 12 per ora con questa tecnica Orville modificata. Abbiamo avuto un 14,2% di fistole, quindi il doppio rispetto a quelli che sono gli standard della casistica open, e in particolare
una fistola di tipo 3 che ha richiesto una demolizione e quindi ci ha un pochino preoccupato e anche noi qualche domanda ce la stiamo facendo. Grazie. Grazie a te, grazie Michele. Andiamo a Circolare Ibrida, parla il nostro ospite Federico Marchesi. Grazie, io faccio partire il video dalla... Ok, allora innanzitutto noi abbiamo iniziato da poco, poco più di un anno che facciamo Ivor Lewis e vediamo un po' in questo video quali sono state le evoluzioni di questo primo anno. Innanzitutto, quando è possibile, questo è il tempo addominale, cerchiamo di fare la dissezione transiatale per neoplasie basse, di fare la sezione, la prima sezione su tessuto sano per via transiatale. Questo ci consente di estrarre il pezzo per via addominale, di lavorare in torace con una discreta tranquillità, di portare sul tubulo in maniera sicura, senza evitando dei twist, di mandare già un primo margine al congelatore. Dopodiché, tempo toracico, in posizione prona, qui come abbiamo iniziato a farla, ossia facendo la borsa di tabacco manuale, in questo caso col sopragitto, con i problemi della borsa di tabacco, in primis che fa fatica a scorrere e poi col problema delle circolari sull'esofago, col tessuto che scappa e via dicendo. Questo è un video, il primo spezzone appunto su come l'abbiamo iniziato a fare all'inizio, posizionamento della testina, chiaramente non abbiamo il pezzo tra i piedi, abbiamo già il tubulo orientato e posizionato, entriamo direttamente dentro il torace con la circolare, una 25 in questo caso, che introduciamo con la posizione trocar classica e l'anastomosi. Dopodiché, esperienza che abbiamo ereditato dalla gastrectomia totali, facciamo sempre un secondo strato di punti staccati perché effettivamente molto spesso la muscolare scappa e la sensazione delle circolari sull'esofago non è mai una bella sensazione di anastomosi di presa piena. Quindi dopo aver asportato la breccia d'accesso a punti staccati facciamo tutta la circonferenza. Non è una cosa facilissima, però si fa, insomma, adesso. E questo è quello che succedeva subito, cioè subito vuol dire all'inizio, alla fine del 2019. Senza grossi problemi, però facciamo vedere quello che è successo in realtà in un'altra situazione. Questa in realtà era un'anastomosi esofago digiunale in una degastro, e esofago decisamente dilatato, testina sicuramente sottodimensionata, e il risultato è stato questa bella sorpresa, cioè un fallimento per circa un terzo della linea di sutura. In questo caso cosa abbiamo fatto? Abbiamo adattato i margini, abbiamo allargato il margine digiunale e abbiamo scoperto, devo dire, l'ho messo all'utilizzo del V-Lock, che noi non usavamo. E devo dire che utilizzandolo in questa situazione che ritenevo disperata, ho avuto un feedback decisamente positivo, perché la sensazione di presa sull'esofago è stata eccezionale. In questo caso abbiamo risolto un problema che abbastanza serio con un andata e ritorno di V-Lock che alla fine ci ha dato una sensazione di tenuta veramente ottima. E questo ci ha portato poi a decidere di utilizzarlo anche su un secondo strato dell'anastomosi esofago digiunale. Quindi di fatto, lo vedremo nell'ultima parte del video, questo è il risultato finale in cui assolutamente non speravamo di riparazione di questo problema anastomotico, e si può vedere anche visivamente la sensazione di tenuta, e questi sono gli ultimi cambiamenti che abbiamo fatto. Innanzitutto la borsa di tabacco la facciamo un po' come se avessimo la macchina che ha utilizzato Rosati, ossia cerchiamo di fare un dentro fuori fuori dentro in modo da dare maggiore scorrevolezza al filo, e questo devo dire che rende anche
il fatto di l'annodamento più sicuro. L'unico problema, diciamo, che lascia un pochino di, può lasciare un pochino di mucosa in eccesso attorno al pistoncino della testina, però è un problema marginale e ci troviamo decisamente bene con questo tipo di borsa di tabacco. Dopodiché la tecnica è la stessa, anche in questo caso abbiamo trasposto il tubule in torace dopo l'asportazione del pezzo per via transaddominale, posizionamento della testina, in questo caso una testina di una Johnson & Johnson. E come prima l'anastomosi introducendo direttamente la stapler nel tubulo dentro il torace. Questa è l'anastomosi e come vedete anche qua c'è la sensazione che tiene la sottomucosa, tiene la mucosa, però c'è qualcosa che non funziona perfettamente nella tenuta della muscolare. Per questo abbiamo iniziato a fare sistematicamente un secondo strato col V-Lock. E devo dire che la sensazione è una sensazione molto positiva, non è un'anastomosi, V-Lock aiuta molto, la presa sull'esofago è una presa con un'ottima tenuta, tecnicamente non è un problema esagerato, vedete facciamo la parte anteriore, facciamo il passaggio sul lato diciamo sinistro dell'anastomosi, poi passiamo il filo posteriormente e twistando l'anastomosi in senso orario riusciamo agevolmente a concludere il secondo strato. Vedete qui il passaggio, passiamo il filo sotto e si fa il secondo strato anche sul lato destro dell'anastomosi. E la sensazione finale è una sensazione decisamente di anastomosi a grande tenuta. Anche noi facciamo l'indocianina che ci dà la garanzia della perfusione del tubulo. E vedete alla fine con un sopragitto che non richiede poi tanto tempo abbiamo una sicurezza in più. Il problema, l'altro lato della medaglia qual è? È il discorso delle stenosi. Utilizzare un filo autotraente è un rischio. Una stenosi ce l'abbiamo avuta recente, lo step successivo potrebbe essere quello di utilizzare due emicirconferenze per evitare di stringere inavvertitamente troppo la sutura ed eventualmente quello di introdurre un tubo di calibrazione. Questo è quello che è la nostra esperienza, piccola esperienza. Grazie Federico. Uberto Fumagalli, laterolaterale in decubito semiprono. Grazie Carlo per la parola, grazie molto a Federico e a Roberto per l'invito. Eccoci. Allora, come dicevamo, il paziente anche per noi è in decubito semiprono, quindi con il letto ben tiltato verso la parte ventrale, le due braccia sono verso l'alto, fissate su entrambe su supporti. Il paziente è partito, sì. Il paziente viene intubato con un bilume. Dovresti metterlo su presentazione perché se no non lo state vedendo? No, lo vediamo ma nella modalità di lavoro, non in modalità presentazione. Se vai di fianco alla freccettina dello zoom c'è la modalità presentazione. Ok, fai pure. Ok, adesso si vede. Ok, l'esofago è sezionato al punto dove vogliamo. Abbiamo due punti di trazione sul moncone esofageo.
sezioniamo un angolo del moncone esofageo e attraverso questo l'anestesista spinge il sondino nasogastrico. A questo punto un elemento che giudichiamo importante è quello che ha descritto Irino, che ha descritto Irino Nilsson, del fissaggio della mucosa almeno su due punti, in modo tale che questa non scappi nel momento in cui si inserisce la suturatrice. Una gastrotomia circa 5 cm inferiormente all'apice del tubulo, l'introduzione di una suturatrice lineare con carta viola da 30 mm, sulla guida del sondino viene introdotta l'altra branca della suturatrice nell'esofago e in questo modo si completa la parte posteriore dell'anastomosi. Le gastrotomie vengono chiuse con due angoli in Maxon, ovviamente bisogna stare bene attenti a includere bene la mucosa e la restante parte viene chiusa con un V-lock. Tutti questi passaggi devono avere ovviamente la mucosa ben presa. La fine della sutura quindi è un monostrato con due angoli di Maxon e il V-lock che chiude l'anastomosi. L'omentoplastica davanti e questa è la tecnica che utilizziamo e che abbiamo utilizzato, come vedete, nelle 39 casi in cui vi ha fatto la totalmente mini-invasiva. Sono il numero maggiore, diciamo che escludiamo la precedente chirurgia toracica addominale maggiore quando il tempo addominale ha una durata un po' eccessiva, perché anche il tempo toracico è un po' più lungo, o nel caso dei tumori balchi. Questi sono i dati dei pazienti, ci sono state una conversione da laparoscopia in laparotomia, 4 conversioni da toracoscopia in toracotomia per la presenza o di aderenze massive, una volta avevamo un catetere venoso centrale nella azigos che è stato sezionato e 2 volte per riconfezionare una anastomosi che secondo me non era ben efficace. Questo ha portato con questa tecnica a un leakage anastomotico in 2 casi, 5,1%, entrambi di tipo 2, che sono guariti con, in un caso, il posizionamento di un'endoprotesi, nell'altro caso l'endoprotesi dopo una settimana di esosponge. Le restanti complicanze, direi le complicanze polmonari, c'è cioè una certa incidenza di fistole chilose, però diciamo che tutte queste altre hanno poco a che vedere con la tecnica anastomotica. Ora, a nostro giudizio, la tecnica laterolaterale ha il vantaggio di essere sostanzialmente semplice. Non è semplice l'aspetto della vera e propria sutura, nel senso che la disposizione dei trocar, come sono messi, non rende proprio agevole la sutura. In questo stiamo evolvendo nella stessa tecnica fatta per via robotica per avere con più facilità il confezionamento della sutura sulla chiusura delle enterotomie. L'incidenza di stenosi anastomotica, che non avevo prima mostrato, è bassa. Abbiamo avuto 2 stenosi, ma proprio direi abbastanza banali, che si sono risolte con un'unica seduta di dilatazione endoscopica, quindi sembrano essere brave e la sembrano essere poche. La learning curve è sicuramente più breve di tutte le altre tecniche. È chiaro che esistono degli svantaggi, principalmente il fatto che è necessario avere dei monconi sia di esofago che di stomaco più lungo, dei monconi di lunghezza maggiore perché i due devono essere affrontati, l'esofago soprattutto deve essere ben isolato per avere uno spazio adeguato per disporre la suturatrice. E diciamo che se dovesse essere necessario, nei casi in cui è necessario, il riconfezionamento anastomotico, questo può essere più complesso che negli altri casi. Credo che questa tecnica, diciamo, per i risultati sia nella nostra esperienza che nell'esperienza della letteratura, ha comunque il vantaggio appunto di essere agevole e credo che abbia la necessità di essere tecniche eventualmente in studi multicentrici randomizzati. Grazie. Grazie Umberto, passiamo a Stefano Santi.
che ci dice qualcosa sull'anastomosi robotica, immagino manuale, Stefano? Sì, sì, parlerò della manuale anche se io mi sto convertendo a cambiare, perché vabbè, adesso ve lo spiegherò mentre partiamo col video. In primo luogo volevo comunque ovviamente ringraziare Federico e Roberto per l'invito di un argomento che in qualche modo sento molto, molto forte, perché anche con Roberto se n'era parlato tante volte, perché abbiamo condiviso dei dati non proprio così entusiasmanti, e indubbiamente è un argomento che ha tutto l'interesse e tutta la necessità di essere sviscerato. Mi ha fatto veramente interesse vedere tutte queste tecniche, vi mostrerò quella che è stata la mia partenza, cioè la tecnica manuale, e dopo vi dico cosa, come sto cambiando la cosa. Allora, vediamo se riesco. La posizione, va bene, anche noi, per noi una posizione, si vede? Sì, spero. È una posizione semiprona, questa è il posizionamento poi dei trocar robotici, e il vantaggio in questo caso è l'utilizzo del sistema robotico. Lì avete visto il termine della linfadenectomia. Noi sezioniamo l'esofago, diciamo subito a livello dell'azygos, e portiamo su il tubulo gastrico, che è ancorato al pezzo, perché in realtà noi facciamo una tubulizzazione completa in addome e portiamo poi il tubulo direttamente in torace, ancorandolo al moncone gastrico. Anche qui si fa un test dell'endocianina per vedere la vascolarizzazione del tubulo, e questa tecnica che diciamo io ho imparato perché andai a vederla da Cerfoglio negli Stati Uniti, ed era una tecnica manuale. Lui faceva punti staccati e noi invece abbiamo iniziato facendola con una tecnica in continua. Vedete dei punti di ancoraggio sieromuscolari posteriori, la sezione della rima di sutura sull'esofago e poi l'atomia gastrica, per poi confezionare un'anastomosi manuale. In questo caso chiaramente vedete un po' di lentezza, anche perché era un'esperienza, un video un pochino datato, anche perché purtroppo qui a Pisa per tutto il periodo del Covid abbiamo avuto un blocco, la ripresa non consente le registrazioni, quindi insomma ci sono un po' di limitazioni. Comunque vedete che l'utilizzo del robot consente di effettuare tutta una serie di manovre, di tenuta della continua, di istruzione della struttura, indubbiamente affascinanti. Poi, come al solito, viene passato il sondino nasogastrico, come al solito per la nostra esperienza, e poi si confeziona la parete anteriore. Abbiamo cambiato radicalmente rispetto a quello che facevamo in open, perché in open noi facciamo la tecnica con la circolare. Indubbiamente la capacità e la possibilità di utilizzare il robot ci ha fatto scusare nell'immediato la tecnica manuale, perché ci sembrava la cosa indubbiamente più affine al sistema robotico. Le prime 10 procedure sono andate molto bene, avevamo avuto due stenosi, però questo forse è un campanello d'allarme, dopodiché abbiamo avuto una serie di fistolizzazioni che hanno fatto sì che il nostro tasso di fistola in questo tipo di procedura è intorno al 20%. Indubbiamente, come è avvenuto un po' nell'esperienza di chi ha visto la mini invasiva, questo ci ha fatto ragionare su tanti aspetti. Durante tutto il periodo del Covid, diciamo della prima fase, siamo stati fermi, e poi adesso stiamo riprendendo con una tecnica molto simile a quella di Umberto. Che dire, indubbiamente rispetto al ragionamento di Roberto, io grazie al fatto che non abbiamo avuto mortalità in questi pazienti, e questo è il motivo per cui comunque abbiamo deciso di continuare l'aspetto e l'approccio mini-invasivo, totalmente mini-invasivo all'Evo Lewis. Indubbiamente gli ultimi due casi li ho fatti con una tecnica molto simile a quella di Uberto.
sono andati bene, ma come dico, i primi 10 che avevamo fatto con i robot erano andati benissimo, e dopo abbiamo dovuto scontrarci non solo con le fistole, ma anche con un tasso di stenosi indubbiamente imbarazzante, perché il 38% di stenosi, voi sapete che io non temo di dire i risultati anche non buoni, proprio perché penso che in questo caso sia dovuto a noi stessi, ma ai pazienti che trattiamo, indubbiamente vuol dire che ci deve far cambiare qualcosa. Grazie. Grazie Stefano. Andiamo all'ultima comunicazione video. Il dottor Viola, robotica manuale, termino terminale. Sì, buongiorno, io sono la dottoressa Mita. Il dottor Viola si scusa, ma è riuscito a seguire le prime presentazioni ed è stato richiamato in sala. Io spero che riesca a ritornare per la discussione finale. Intanto vi presento il nostro video. Se dovrebbero averlo i tecnici. Ecco qua. Allora, quindi vi presento la nostra tecnica, che è quella di una anastomosi manuale termino terminale. La nostra è una tecnica ibrida, nel senso che ha un primo tempo addominale video laparoscopico e un secondo tempo toracico robotico. Naturalmente, per una corretta anastomosi partiamo da quella che è la preparazione del tubulo, il tubulo che deve essere sicuramente molto mobile, adeguatamente perfuso, oltre che rispettare poi quelli che sono gli standard oncologici, come abbiamo sentito dire anche in precedenza. Fondamentale una adeguata mobilizzazione e cocherizzazione del duodeno, che quindi con una ampia cocherizzazione di tutto il blocco duodenocefalo-pancreatico. Naturalmente, rispettando l'arcata gastroepibloica, proseguiamo poi a liberare l'esofago a livello dello iato dai pilastri. A questo punto eseguiamo sempre quindi una manovra di Pinotti abbastanza ampia sul pilastro di destra, che ci consente non solo appunto l'isolamento e la mobilizzazione dell'esofago, ma anche una asportazione en bloc delle stazioni linfonodali 19 e 20 che si trovano a questo livello. Qui eseguiamo sempre anche poi l'accesso nella cavità pleurica di destra. E la sezione del tubulo viene eseguita su guida con fluorescenza col verde indocianina per verificarne l'adeguata vascolarizzazione. Come vedete, il tubulo è estremamente mobile, l'antro piloro giunge a livello dello iato diaframmatico. Al termine completiamo il controllo delle emostasi, perché a livello addominale non lasciamo nessun drenaggio, ricontrolliamo quindi le emostasi sulla linfectomia, che è appunto quella classica con la linfectomia D2 con l'asportazione delle stazioni linfonodali a livello dell'epatica comune, del tripode, della splenica prossimale. Ricontrolliamo l'ampiezza del nostro iato, perché il tubulo deve risalire naturalmente senza tensioni. Tutti i pazienti hanno poi una digiunostomia nutrizionale. Il secondo tempo toracico, appunto robotico. Il paziente è in posizione prona, il primo trocar posizionato al quinto spazio intercostale a livello dell'angolo della scapola. Utilizziamo naturalmente le quattro braccia del robot più un quinto trocar per l'assistente con una pressione intratoracica di circa 7 mm di mercurio. Prima di pronare il paziente eseguiamo l'iniezione del verde endocianina a livello inguinale bilaterale, proprio per andare a visualizzare, individuare il dotto toracico, legarlo e sezionarlo. Questa è una visione poi del termine della linfectomia toracica in un caso di Sievert 1. Ricontrolliamo naturalmente l'emostasi nell'attesa del margine per l'estemporanea. Qui abbiamo già effettuato la sezione sull'esofago. Come vedremo più avanti nel video, prima di effettuare la sezione sull'esofago, eseguiamo un ulteriore controllo con il verde d'indocianina per controllare sia la vascolarizzazione a livello esofageo, ma anche la vascolarizzazione del tubulo, perché
una volta trasposto in torace verifichiamo che non si siano determinati dei danni vascolari con la trazione, anche se riusciamo comunque a fare un'apertura dell'oiato abbastanza insomma, adeguata per riportarlo su in torace. Ecco, a questo punto, come vi dicevo, la staplerata sull'esofago, ricontrolliamo con il verde il moncone dell'esofago. L'anastomosi che abbiamo deciso di mostrarvi in realtà diciamo, non è stata selezionata, per evitare diciamo così, dei bias di selezione abbiamo preso quella che è l'anastomosi che abbiamo presentato in diretta all'ultimo Palazzini, quindi è come se la stessimo facendo in diretta con voi. Qui è appunto il controllo del tubulo gastrico, l'ulteriore controllo e infine la sezione del tubulo. Quindi dicevo, l'anastomosi è appunto un'anastomosi manuale che eseguiamo con un filo autobloccante, un 3-0. Il primo strato che poi, diciamo, con questa visione a paziente prono sembrerebbe lo strato, diciamo, della parete posteriore, in realtà poi la parete anteriore dell'anastomosi, serve per solidarizzare le due rime di sutura, quella esofagea e quella del tubulo gastrico, che rappresentano poi la zona diciamo di maggiore resistenza della sutura, avendo sia le clip della suturatrice che la nostra linea continua con il block. A questo punto, quindi una volta finito questo strato, passiamo alla esofagotomia e alla gastrotomia. Abbastanza ampi, il tubulo generalmente è un tubulo che ha circa 3 cm di diametro. E passiamo al secondo strato. Il secondo strato è uno strato a tutto spessore che naturalmente non serve tanto a stringere l'anastomosi, quindi la sutura, ma è uno strato di accostamento, quindi tendiamo a non stringere più di tanto il filo autobloccante, ma ad accostare semplicemente le due pareti e le mucose. A questo punto passiamo al terzo strato, che è quindi il primo strato della parete posteriore. Anche in questo caso, come abbiamo visto per il secondo, è uno strato a tutto spessore, senza stringere più di tanto la sutura, giusto per accostare. Questo perché sarà poi il quarto strato quello che consoliderà la parete posteriore dell'anastomosi, che è uno strato appunto eseguito sieromuscolare, in questo caso stringiamo un po' di più la sutura. Al termine dell'anastomosi ricontrolliamo il drenaggio che abbiamo inserito per via transiatale, generalmente un Jackson Pratt, che lasciamo in sede perianastomotico. Eseguiamo sempre il controllo endoscopico, sia per verificare l'abbeanza del piloro, per verificare anche il tubulo gastrico che non abbia subito delle torsioni. Come vedete, le plichie gastriche risultano tutte estremamente parallele, non ci sono torsioni. Verifichiamo la vascolarizzazione e più che altro il sanguinamento eventuale intraluminale anche dell'anastomosi e vediamo appunto eventuali substenosi dell'anastomosi. Lo effettuiamo generalmente con un conoscopio, quindi uno strumento abbastanza ampio che ha anche la possibilità eventualmente di poter fare emostasi. Questi trocar posizionati, come abbiamo detto, i 4 robotici più quello dell'assistente. Questo è il controllo che eseguiamo generalmente in seconda giornata post-operatoria. Allora, la nostra esperienza è naturalmente un'esperienza limitata e abbastanza recente. Le ultime 13 Ivor Lewis mini-invasive sono state eseguite tutte con questa tecnica, laparoscopica addominale e toracica robotica, e devo dire che almeno ad adesso, all'inizio della nostra esperienza, comunque i risultati sono estremamente confortanti. Grazie. Grazie. Credo che sia stata una sessione molto interessante con tante tecniche. Allora, poi invito ovviamente tutti a prepararsi delle domande e a partecipare alla discussione. La prima domanda che mi viene in mente la faccio a Federico Marchesi e a Roberto Petri, visto che sono gli organizzatori, giusto per rompere il ghiaccio. Ho visto che nessuno di voi due interrompe la vena azygos, questo vuol dire che non fate nessuna linfadenectomia nel mediastino superiore, i linfonodi paratracheali e altro, è corretto?
Rispondo io intanto. Il caso che avete visto effettivamente è così, l'anastomosi finisce proprio a livello dell'azigos, si trattava di un tumore molto basso, era proprio un Sievert 1, in genere anche noi sezioniamo la vena azigos e portiamo quindi la resezione dell'esofago più in su e anche il livello di linfadenectomia. Rispondo anch'io, anch'io ho presentato dei casi di tumori molto bassi, più che altro per far vedere quando possibile l'estrazione per via transaddominale, quindi diciamo che c'è un bias di selezione abbastanza evidente in questi casi, altre volte, più delle volte, andiamo sopra l'azigos anche noi. Sì, noi come abitudine facciamo sempre una linfadenectomia estesa anche ai paratracheali di destra, che incidono per circa il 25% nei Sievert 1 e in circa il 15% nei Sievert 2 e nel follow-up dei pazienti delle metastasi linfonodali paratracheali alte che infiltrano il tubulo sono una delle prime cause di recidiva locale. Credo che ci siano dei discussant, è così? Sì, ci siamo. Ciao Riccardo, sono Roberta. Ciao Roberta, ciao. Ciao. Intanto buongiorno a tutti, io ringrazio tantissimo Federico per l'invito e faccio i complimenti a tutti i presentatori perché sono stati veramente dei video estremamente interessanti. Io avrei due domande che lancio a tutti voi. La prima è questa. Indipendentemente dalla tecnica di anastomosi che usate, quasi tutti i filmati abbiamo visto l'utilizzo del verde endocianina per il controllo della vascolarizzazione del tubulo e del mucone. Quanto l'utilizzo del verde vi ha cambiato l'incidenza del leak anastomotico? In altri termini, il leak anastomotico è dovuto, quanto spesso e in quale percentuale il leak anastomotico è dovuto a un deficit di vascolarizzazione o ad altre cause multifattoriali piuttosto che tecniche o piuttosto che altre? La seconda domanda è, per chi di voi fa l'anastomosi utilizzando la circolare, ritenete, e l'abbiamo visto usare oggi, che la Orbil possa dare degli effettivi vantaggi o no? Grazie. Direi di andare avanti con un po' di domande e commenti e poi rispondete meglio. Direi che sulla Orville risponderanno Valmasoni e Parise, e Micaela Piccoli, c'è Stefano Merigliano che voleva fare un commento. Stefano. Ma intanto volevo ringraziare tutti perché è una cosa bellissima che mi ha riportato indietro di circa 40 anni, perché al quinto corso di aggiornamento del professor Peracchia, un panel di chirurghi giovani allora, che erano Rudy Sievert, Tony Leroux e il professor Peracchia, discussero un pomeriggio sulle tecniche di anastomosi e sulle tecniche, perché c'erano due dibattiti aperti. Uno, manuale contro meccanica, ed erano gli anni pionieristici, ma si discuteva moltissimo. E la seconda cosa era quanto poteva essere lungo il moncone esofageo libero, devascolarizzato, per evitare di avere l'anastomosi sofferente. E il terzo punto era sostanzialmente l'importanza di prendere la mucosa, perché è la mucosa nell'esofago che tiene. E vorrei chiedere un po' a quelli che parlano quanto condividono e forse, come dicevi tu anche prima, quali possono essere i motivi di alcuni successi. Primo, io credo che con tutto il bene della robotica bisogna che cerchiamo di riportarci sulle meccaniche, perché la chirurgia, l'anastomosi manuale, sappiamo benissimo che è inferiore alla chirurgia meccanica.
perché la regolarizzazione, eccetera. Quindi da questo punto di vista. Alcune forse fallimenti delle laterali si spiegano, peraltro l'ha detto anche bene Fumagalli, con il fatto che abbiamo bisogno di fare un moncone lungo esofageo e quindi di fatto il rischio che la parte distale dell'esofago mobilizzato non sia ben vascolarizzato è molto ragionevole. E infine io credo che il metodo migliore, forse ci stiamo arrivando in tanti, è quello di ritornare, cioè non di ritornare, di riprodurre in robotica o in laparoscopica quella tecnica che vede una borsa di tabacco, l'Orville, una situazione che ci permette di mettere una testina prendendo sicuramente la mucosa e poi fare una corretta anastomosi termino-terminale. Questo è un po' il mio commento, ma anche alcune domande che poi qualcuno può rispondere. Ottimo. Allora io direi, vedo collegati Michela Piccoli, Antonello Forgione, Patrizio Capelli, fate domande e commenti. Michela. Ciao, scusatemi ma mi sono collegata tardi sia per problemi di connessione che per la sala operatoria. Saluto tutti, è sempre un piacere vedervi, vecchi, cari, nuovi, vecchi amici. Ho potuto sentire solo l'ultimo video. Una cosa a cui sono molto però di cui sono molto convinta e di cui ho molta preoccupazione su questo tipo di interventi è ovviamente la formazione dei giovani. Ovviamente la formazione è molto semplice nei centri ad alto volume, dove ovviamente questa chirurgia è molto semplice. È già difficile nei centri ad alto volume perché è una patologia complessa. Non tutti hanno ovviamente la possibilità di accedere alla chirurgia robotica, quindi un problema sempre più importante è la formazione dei giovani sulle nuove tecnologie. E questo chiedo un po' come vi regolate voi, come sono ovviamente interventi complessi, interventi in cui ovviamente ci si arriva dopo un iter formativo differente, però oggi, proprio in un momento in cui, non dico questo del Covid che stiamo vivendo che è ancora peggio, ma in un momento in cui l'accesso alle tecnologie per i giovani non è così scontato anche per gli interventi meno complessi, come facciamo ad avvicinarli ovviamente a questi di maggiore complessità? Quindi chiedo un po' come vi comportate. Un abbraccio a tutti, scusatemi ancora. Micaela, Patrizio Capelli, Antonello Forgione, Franco Stella, c'è qualcuno che... Stefano Benilauri. Buongiorno a tutti. Ciao Patrizio. Ciao Riccardo. Scusate ma purtroppo qui il Covid ci sta massacrando con le riunioni, c'era una riunione di strategica in direzione quindi sono rimasto un po' bloccato. Allora, io volevo stressare due argomenti. Il primo è quello del tubulo gastrico. Forse se ne è parlato poco perché rimane un punto fondamentale nel quale se si fa un piccolo errore si rimane a piedi, come si dice in gergo, no? Quindi io vi chiedevo se qualcuno di voi ha qualche accorgimento particolare laparoscopico per avere una certa tranquillità, dimestichezza, ad esempio anche sulla, Riccardo ti ricordi quando ne abbiamo parlato da te, anche sulla manovra di Cocker che comunque non è secondaria in questi tipi di interventi perché ti dà un'agilità del piloro non indifferente. Quindi la prima cosa è questa. La seconda considerazione è per quanto riguarda l'anastomosi, io non faccio una quantità esagerata di esofagi, non ho mai fatto anastomosi esofago gastriche, esofago tubo gastrico laterale, ho sempre fatto l'anastomosi con delle circolari curanti molto, magari con una piccola incisione laparotomica dopo una dissezione toracoscopica
scusate, la piccola incisione toracotomica dopo la dissezione toracoscopica, curando molto il confezionamento della borsa di tabacco, perché della borsa di tabacco con l'Orville non mi fido, ho avuto un dispiacere, non mi fido, forse l'ho fatta male, per carità di Dio, l'ho fatta male, non mi fido. E seconda cosa, utilizzo un punto di ingresso molto basso, sul costato molto basso, con un accesso fra due coste, in modo da avere la suturatrice circolare il più in asse possibile con l'asse esofageo, perché mi dà molta più, tra virgolette, sicurezza sul fatto di mettere in asse bene lo stomaco, il trancia gastrica con l'esofago. Quindi queste due considerazioni, non so se si sono capite, se la terza, e concordo molto con Micaela, questo purtroppo è una metodica sulla quale formare la gente per l'esiguo numero di pazienti, per la complessità e soprattutto per sulla morbilità, che secondo me diventa molto interessante il fatto che si possa far fare, tra virgolette, scusate, dei pezzi, cioè abituare i ragazzi magari a fare dei pezzi di intervento, anche l'esplorazione chirurgica, ad esempio del cardias, l'esplorazione laparoscopica del cardias durante l'approccio laparoscopico, che io faccio spesso come primo momento per capire se ci fossero delle disseminazioni che non si vedono del peritoneo a quel livello, diventa una cosa che insegnarla ai ragazzi e fargliela fare può diventare molto, molto utile anche nella loro formazione. Grazie Patrizio. Stefano Boninauri. Eccomi. Beh, in parte, ciao a tutti, in parte hanno già posto delle domande che volevo fare io e quindi sarò telegrafico. La prima è sul verde di Docenina, che a me piace veramente tantissimo. La domanda che ha fatto Roberta, sono in attesa di una risposta perché mi interessa tanto. Volevo sapere se fate anche il verde di indocianina a livello addominale prima di tirare sul tubulo, cioè controllate la vascolarizzazione una volta tubulizzato lo stomaco in addome, poi lo ripetete in torace o se lo fate direttamente in torace. La seconda, se c'è ancora qualcuno che fa una sutura introflettente della tubulizzazione gastrica a rinforzo della tubulizzazione meccanica. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a te Stefano, vedo c'è forse Antonello Forgione? Sì, buonasera, saluti a tutti, scusate l'assenza del video ma ho un problema tecnico con il computer. Ci tenevo a ringraziare. Strano, voi che siete ipertecnologici. A volte è un limite purtroppo Riccardo, quando c'è troppa tecnologia impatta un po' di più. Comunque... grazie davvero, una bellissima sessione molto informativa di altissimo livello. Io non so se mi è sfuggito durante la discussione, non ho colto, perché secondo me la sottolineatura più interessante l'ha fatta non a caso il professor Rosati quando ha detto la fistola nella chirurgia dell'esofago è multifattoriale, un dato che ovviamente conosciamo tutti, però lui lo ha sottolineato in maniera particolare. Da quello che ho visto io delle varie tecniche anastomotiche, soprattutto eseguite dalle migliori mani che abbiamo in Italia, mi sembra che tutte quante possano essere considerate ragionevoli e sicuramente, diciamo, eseguite nel migliore dei modi. Allora, probabilmente l'origine è altrove. Tutti quanti hanno sottolineato l'utilità del verde di indocianina. Io non so se c'è uno studio che ad oggi dimostra la superiorità o meno dell'utilizzo del verde indocianina nella riduzione delle fistole. Questa è una domanda che faccio a tutti gli esperti, in particolare al professor De Manzoni, che ha fatto una bellissima, come sempre, revisione della letteratura. E poi mi collego a questa domanda perché, come sicuramente noto, la valutazione del verde indocianina, se lasciata alla soggettività dell'operatore, è purtroppo soggetta ad una, come posso dire, ad un condizionamento non positivo, nel senso che possiamo avere la sensazione che sia ben vascolarizzato, ma poi ci sono altri fattori che a distanza si sono dimostrati non essere così validi. In altre parole, c'è bisogno di qualche metodologia più oggettiva per l'assessment di questo verde di indocianina. Quindi, partendo, per quanto mi riguarda, dal presupposto che le tecniche che abbiamo visto sembrano tutte quante assolutamente ottimamente eseguite e meccanicamente valide, mi interessava capire, uno,
se ci sono degli studi sul verde di indocianina che ne dimostrino la superiorità, e due, se il verde di indocianina sia solo il primo passo di una tecnologia che deve rendere più oggettiva la valutazione della vascolarizzazione, ovviamente limitatamente alla fase intraoperatoria. Grazie. Grazie. Adesso qualcuno degli esperti che inizi con le risposte. Se vuoi, Riccardo. Scusa. Vai pure. No, scusa. Vabbè. Sei presidente, vai. Vai, presidente. Vabbè, allora, no, rispondo volentieri alla domanda sull'indocianina. In realtà perché ho avuto modo recentemente di occuparmene in maniera abbastanza approfondita, sia perché abbiamo pubblicato un lavoro di fase 2 che abbiamo fatto negli ultimi anni qui al San Raffaele, e perché ho avuto modo di fare una revisione della letteratura recentemente abbastanza approfondita sull'argomento, e quindi forse posso rispondere. Parliamo dell'indocianina solo per quanto riguarda il suo utilizzo in funzione del valutare la perfusione dell'organo. Di fatto, con l'esperienza personale nostra che abbiamo avuto in questo studio prospettico a singolo braccio, il cui obiettivo non era valutare se ci fosse un'efficacia dell'indocianina nel ridurre il tasso di fistola, ma piuttosto era teso a identificare dei parametri oggettivi e quindi non soggettivi, cioè ben perfuso o mal perfuso, per rispondere a quello che diceva prima Antonello Forgione. Il risultato che abbiamo avuto e che collima con risultati ottenuti anche per esempio in Olanda dalla Susan Gisberts è che la velocità di perfusione correla in qualche maniera con il rischio di fistola anastomotica in maniera inversamente proporzionale. Nella nostra esperienza non siamo stati in grado di identificare un valore cutoff al di sopra o al di sotto del quale di fatto aumentava o diminuiva il rischio in maniera significativa, ma era una variabile continua, quindi all'aumentare della velocità riduceva il rischio di fistola. Dall'analisi della letteratura, di fatto, i risultati sono sostanzialmente gli stessi. Cioè, sembra, dagli studi che sono disponibili, perlomeno da quelli di una certa qualità, ecco, diciamo, studi prospettici e non retrospettivi, o se retrospettivi fatti con il case match, comunque ben strutturati, di fatto l'unica cosa che sembra si possa dire su questo argomento è che effettivamente la velocità in qualche maniera correli, la velocità di perfusione correli con il rischio di fistola anastomotica, ma di fatto non si può dire nulla di più, cioè non siamo ancora nelle condizioni di poter dire che se utilizziamo l'indocianina avremo meno fistole. È verosimile che si possano ridurre, non di certo azzerare, perché per quanto riguarda me, diciamo, quello che è il mio pensiero, sono convinto che di fatto la buona parte delle nostre fistole non nascano in sala operatoria, ma nascano nelle prime 24-48 ore del post-operatorio. Grazie. Commenti? Riccardo, ne faccio uno io e poi... secondo me noi abbiamo visto delle tecniche molto belle, viste così vanno tutte bene, però torno un attimino indietro. Noi dobbiamo partire da una base che è quella che ho detto prima, la mini invasiva, ma non in Italia, in tutto il mondo non esodata, dà l'impressione di aver aumentato senza dubbio il leakage anastomotici. Allora, l'idea di uscire da qui, la domanda che lancio ai relatori, è perché ho visto di uscire magari con delle idee un pochino fra noi, visto che abbiamo visto i trucchi di uno, i trucchi dell'altro, le cose positive o negative di ognuno. Domande secche. Secondo voi la manuale la abbandoniamo? Punto secondo. Secondo voi in mini invasiva è meglio che ci spostiamo su, come diceva Stefano, sulle circolari e non sulle laterolaterali, in considerazione che nel mondo in effetti il numero di laterolaterali è quello che si fa di più e sembrerebbe che ci sia un netto aumento sia nel Duca da parte degli olandesi, sia nell'esodata, della percentuale di... E qui forse ci può aiutare Riccardo, che è quello che ha maggiore esperienza in assoluto su queste anastomosi. L'idea
Per esempio Stefano ci ha detto non facciamo più la manuale, io gli credo, cioè uno molto onesto dal punto di vista intellettuale, era per tentare di arrivare a salvare, come diceva Roberto Petri, la mini invasiva che è ottima dal punto di vista oncologico, che non venga affossata da questi aumenti dei leakage, cioè tentare di capire come possiamo arrivare a una, non è che tutti dobbiamo fare nella stessa maniera, ma secondo noi alla fine di questo dov'è che ci può guadagnare prendere da Santi, da Giacopuzzi, da Viola, cioè non so, cosa dici Riccardo tu? Come al solito fai dei commenti magistrali. No, tu però hai fatto tutti i tipi di anastomosi, forse tu... Ma guarda, io quello che ho visto è che le fistole vengono comunque con tutti i tipi di anastomosi uno faccia. Quello che abbiamo potuto osservare è che le fistole più gravi vengono nei pazienti che nella prima notte dopo l'intervento hanno degli episodi ipotensivi che sono stati trattati con aveva dolore, aumentato il peridurale, aumenta il peridurale, scende la pressione, scende... Ah, chi è quella bella bambina? È la tua nipotina? Mia nipote. Bravo! E scende la pressione, e allora gli fanno un carico di liquidi, allora quei liquidi vanno nel polmone, cioè, quello che incasina la fistola è lì, le prime 24 ore. Noi l'abbiamo vissuto particolarmente perché quando io sono arrivato a San Raffaele, sono arrivato in un posto dove la peridurale ha tutto spiano, da ormai 7-8 mesi non mettiamo più la peridurale, mettiamo un paravertebrale e abbiamo dimezzato le fistole, dimezzato. Questo non ne avevamo fatte 10 e poi perché di circolari, Ivor Lewis circolari ne abbiamo fatte 160, quindi negli ultimi mesi dimezzate vuol dire che questo conta. Io credo che le tecniche alla fine siano tutte buone, ma ci sono quei dettagli che a volte scappano un po' come la prima notte. C'era Simone che voleva dire qualcosa, alzato la mano. Sì, e volevo inserirmi in queste considerazioni, che se è vero che la fistola è dipendente solo parzialmente dal momento intraoperatorio, ma che può essere, come diceva Riccardo, molto supportata, diciamo, da una gestione complessa o da una patologia associata complessa del malato nell'immediato postoperatorio, io mi chiedo, perché qualche esperienza l'abbiamo avuto invece accumulato sul collo, se l'entità della fistola e la complessità di gestione, quindi non tanto assumiamo che le fistole siano uguali con tutte le tecniche. Una domanda da farsi è: la gestione di quelle fistole è uguale nella terminale manuale, nella terminale meccanica, nella laterolaterale? Perché ad esempio nel collo la mia impressione, non ho dati valutati in maniera, diciamo, statistica, però l'impressione è che ad esempio una termino terminale manuale fatta al collo può fistolizzare come la termino laterale, ma se io ho una fistola nel moncone di chiusura dello stomaco ho una difficoltà enorme a trattarla, e ho l'impressione che le laterolaterali nel torace non mi diano magari problemi di entità della fistola, ma che possono darmi un problema sulla gestione della fistola stessa e sull'entità, non il numero, ma l'entità della fistola. Questo non lo so, lo pongo come quesito e anche, perché no, come tema di studio, visto che comunque abbiamo il SISM qui presente, è una riflessione anche in questo termine, secondo me potremmo anche farla. Grazie Simone. Bella domanda. Prima Fumagalli, poi Petri, poi Parise. Concisi, perché
stiamo andando avanti. Grazie Riccardo, io volevo solo rispondere. Stefano Merigliano, che ringrazio per i commenti. Il problema della cosa a cui lui ha accennato, credo che sia quello fondamentale anche nella nostra tecnica. Cioè io credo che per i risultati buoni della laterale sia fondamentale mettere come dettaglio tecnico quei punti di fissaggio della mucosa, perché le fistole possono venire, se non c'è quel punto, con lo spostamento verso l'alto della mucosa che slitta inserendo la suturatrice lineare, oppure quando, e questa è secondo me una delle fisiologie, uno dei miei casi, con la sutura con il V-lock non viene presa per bene tutta la mucosa. Riguardo al problema della vascolarizzazione, è quello che dicevo, cioè il moncone dell'esofago non va isolato in maniera eccessiva, anche se in genere la vascolarizzazione dell'esofago non è un suo problema perché avviene longitudinalmente, e se usiamo una suturatrice da 30 mm in realtà è di più, è ovviamente è più isolato rispetto a quello che si fa per la circolare, ma non è tantissimo. Rispetto a quello che diceva Michela, sono d'accordissimo, il problema può essere anche quello della learning curve, e credo che alcune delle tecniche che abbiamo visto siano veramente complesse, veramente difficili. La laterolaterale, secondo me, nel contesto di un intervento nel complesso difficile, sicuramente è la più agevole. Rispetto al verde indocianina, mi è piaciuto molto il lavoro che ha fatto prima Paolo e che ha fatto il gruppo di Riccardo, che sicuramente è stato molto interessante, cioè cercare di trovare dei parametri che correlano un po' anche con quello che ha detto Riccardo. Cioè è chiaro che se la velocità di arrivo della indocianina nel tubulo è lenta, è un paziente che magari anche in quel momento ha dei problemi pressori e che quindi correlano le due cose. Quindi questo è comunque, rientra nel discorso più generale del fatto che l'eziologia delle fistole poi è ha una eziologia che è multifattoriale. Secondo me una delle utilità del verde indocianina è comunque quella di verificare bene quando faccio la sezione del tubulo, di vedere che quella parte è ben vascolarizzata. Poi ovviamente questo non mi fa pensare che per forza il paziente non avrà, possibilità di avere delle fistole. Per cui non è un elemento assoluto, però è un aiuto in più. Grazie Roberto. Sentiamo Roberto Petri. Grazie. Naturalmente condivido anch'io il fatto che la deiscenza sia un evento legato a più fattori. Non mi sentirei di stressare tanto il problema della vascolarizzazione, perché altrimenti le esofagectomie totali dovrebbero in teoria avere più deiscenze di quelle subtotali, mentre invece sicuramente nella nostra esperienza di mini-invasiva è esattamente il contrario. Il problema secondo me è tecnico, come credo che anche altri l'abbiano detto, insomma io sicuramente ne sono convinto, è tecnico perché è difficile di per sé, ma anche perché probabilmente non c'è una tecnologia ancora, trattandosi probabilmente di una patologia molto di nicchia, non ci sono tecnologie ancora che ci stanno supportando, e quindi tutti ci siamo arrangiati facendo dei passi indietro, cioè facendo la borsa di tabacco a mano, utilizzando degli stapler che non sarebbero nati per questo tipo di chirurgia e così via. Sicuramente un ulteriore spunto è che la borsa di tabacco, posto che appunto anche qui dobbiamo cercare di evitare di fare un passo indietro, rifare l'anastomosi manuale, tra virgolette, anche se robotica, secondo me è un passo indietro rispetto al fatto di confezionarla con gli stapler. Il problema quindi potrebbe rimanere soprattutto quello della borsa di tabacco,
Ci viene in mente che o diciamo, l'utilizzo di uno strumento articolato, insomma, potrebbe, per confezionare una borsa di tabacco, potrebbe dare una mano, oppure in alternativa chi ce l'ha, e stiamo pensando di farlo anche noi, il robot per il confezionamento della borsa. Grazie Roberto. Paolo? Cerco di rispondere a Simone, alla domanda quella sulla gestione. Se c'è una differenza di gestione delle fistole, se non ho capito male, tra le circolari e le lineari, ti riporto la mia esperienza. Secondo me sì, c'è una differenza nel bene e nel male, in tutte e due. Perché quello che ho notato è che nella nostra esperienza, quando facevamo le laterali, la fistola veniva quasi sempre nel punto dove si andava a chiudere di fatto l'atomia di servizio, sia nella lineare, sia usando la chiusura meccanica che la manuale. E questa sutura qui cade sempre sul versante polmonare, okay? È sempre dalla parte non del mediastino. E in qualche maniera era più semplice già gestire anche con sondini o esospongio, cose di questo tipo. Mentre la circolare, io ho notato che perlomeno nella nostra esperienza, la fistola si sviluppa quasi sempre sul versante mediastinico, quindi verso la via respiratoria. E ci ha creato qualche problema, non da poco, anche poi di fistola aerodigestiva da gestire, che richiede poi il confezionamento di un lembo, insomma, diventa un guaio anche più importante. Mentre l'altro problema della laterale, secondo me qual è? È che, come diceva giustamente Primo Berto, in qualche maniera ti mangi un pochino di esofago facendo la laterale. Quindi nel momento in cui devi rifare l'anastomosi, perché hai una deiscenza maggiore con viscere vitale che però ti consente di rifare l'anastomosi, sei costretto a salire molto, potresti essere costretto anche a dover andare al collo. E quindi è un pochino più complesso, mentre con una circolare tutto sommato te la puoi cavare restando in torace. Questa è la mia esperienza. Non so se anche gli altri hanno la stessa idea. Sì, io penso molto che le fistole aerodigestive siano delle piccole fistole anastomotiche che non vengono riconosciute e che poi si svuotano. E quindi forse dovremmo stare anche noi un po' più attenti nel decorso post-operatorio dei pazienti e fare magari un'endoscopia in più un po' più precocemente rispetto al attendere magari delle complicanze non note, perché una fistola piccola con una buona vascolarizzazione, insomma, con visceri ben vascolarizzati. Stefano Santi, poi ancora Umberto. Allora, intanto volevo rispondere al discorso della manovra di Cocker. Ora, la manovra di Cocker che noi facciamo abitualmente quando andiamo al collo, in addome, noi facciamo il tempo addominale laparoscopico, proviamo, cioè vediamo se il piloro arriva una volta isolata e preparata la tubulizzazione, se vediamo che il piloro arriva agevolmente allo iato, non facciamo la manovra di Cocker, che invece facciamo nei casi in cui questo arrivo non è agevole. Per quanto riguarda il discorso delle fistole, indubbiamente sono concorde con quanto finora detto. Vi faccio presente che Simone Di Pozzano, che lavora con me, ha partecipato a un webinar con dei colleghi svizzeri sull'uso dell'esosponge. E mi raccontava questo fatto che loro, stratificando i pazienti con il Charson, e quindi con un test predittivo di possibili complicanze, adottano questa strategia che nei pazienti più a rischio posizionano l'esosponge direttamente nell'immediato post-operatorio, perché sembra, e uso il condizionale, che questo favorisca anche una certa vascolarizzazione, una maggiore efficacia sul microcircolo. Quindi questo potrebbe essere un aspetto da tenere in considerazione, perché indubbiamente noi abbiamo sempre pazienti che, quando vediamo il verde indocianina, quello che vogliamo, bellissimo, ma poi magari il paziente è un cardiopatico severo, c'è tutta una serie di menate, e questo potrebbe essere un suggerimento da tenere in considerazione.
L'altro aspetto che diceva Riccardo delle fistole che poi si aprono in un bronco, sono assolutamente concorde, e in questo uno degli elementi che noi abbiamo visto, perché abbiamo avuto due casi così, e in tutti e due i casi questi pazienti, che per il resto andavano benissimo, avevano sviluppato una fibrillazione atriale che tra l'altro si è autolimitata in seconda giornata. Quel paziente è stato benissimo, in realtà aveva fatto una piccola fistola e quella fistola si è aperta poi con un ascessino nel mediastino che poi ha dato esito a questa cosa qui. Quindi quello è un altro elemento assolutamente importante. Sull'ultimo aspetto, quello della formazione, è chiaro, Michela, che indubbiamente, per esempio, l'utilizzo di questa tecnologia che ci è stata imposta dal Covid, secondo me potrebbe essere utilissima per allargare lo spazio in cui le persone possono condividere più facilmente determinate cose. Indubbiamente anche qui i centri ad alto volume sono quelli che fanno la differenza, perché ahimè per fare formazione su questo tipo di patologia bisogna avere un volume che permetta a chi viene di vedere tante cose, di vedere soprattutto non tanto l'aspetto tecnico che è importantissimo, ma quello della gestione perioperatoria che è altrettanto importante. Grazie. Mentre dicevi così, Stefano, vedevo il professor De Manzoni, il professor Merigliano, il professor Giacopuzzi e il professor Balmasoni che se la ridevano, perché abbiamo messo appena adesso in piedi uno studio sull'uso preemptive randomizzato dell'esosponge intraluminale. Umberto? Sono a disposizione. Vero. Volevo solo dire rispetto a questo, sì, non avevo risposto a questo commento, che sostanzialmente di base sono d'accordo con quanto ha detto Paolo, cioè la fistola spesso viene nella parte, nella laterolaterale, nella parte più gestibile. Poi è chiaro che dipende anche in questo caso, la gravità della fistola è correlata anche all'eziologia della stessa, cioè se più che una fistola è una deiscenza su un'ischemia, eccetera, è chiaro che il trattamento risulta poi molto più complesso. Però in linea di massima, con dei munconi ben vascolarizzati, il problema, se è un problema tecnico, è più facile che venga sul lato, di più agevole trattamento. Il problema è che nella chiusura in continua, se la fistola magari all'inizio è piccola, più facilmente si può ampliare nel corso della degenza, diciamo. Questo secondo me può essere un altro elemento. Michele? Sì, allora io credo, riallacciandomi a quello che diceva il professor De Manzoni, allora se devo dire la mia idea e non per ricalcare il pensiero del mio direttore, io credo che sicuramente i mezzi meccanici che negli anni ci hanno consentito di standardizzare e di ridurre al minimo le complicanze anastomotiche siano un po' la strada da seguire. Chiaramente non ho un'indicazione su quale sia il mezzo meccanico migliore, forse deve ancora venire, come diceva Roberto, forse stiamo adattando delle tecnologie da altri tipi di chirurgia e forse bisognerebbe pensare anche a questo. E mi collego per rispondere anche alla domanda sull'Orville. Io credo che l'Orville sia semplicemente comoda, però ha anche tantissimi limiti, c'è solo una misura, o meglio sono due, ma poi la 23 è troppo piccola, c'è bisogno della collaborazione anche con gli anestesisti, per cui se non hai sempre gli anestesisti che ti aiutano, a noi è capitato anche di avere un Orville che non scendeva e poi scoprire che l'anestesista l'aveva messa dal naso, per cui deve essere insomma una tecnica gestita nel modo più corretto, come un po' tutte le tecniche. Devo dire che a me ha spaventato fin dalle prime volte che l'ho visto l'incrocio tra la staplerata lineare e quella circolare. Sull'esofago, per quanto ne so, non c'è nessuno studio sulle alterazioni di vascolarizzazione degli incroci tra suture, però c'è qualcosa sul retto, e quindi questa idea di cercare di portare via la lineare
potrebbe essere una buona idea. Abbiamo un'esperienza limitata per poter dire se effettivamente serva o meno. Un altro difetto della Orbi, secondo me, è che la Orbi viene prodotta da una sola azienda, per cui pensare di standardizzare una tecnica o di proporre comunque una tecnica standard che si appoggia in maniera così, così importante su un dispositivo prodotto da una sola azienda, forse non è una bella idea. Ecco, questo è il mio pensiero. Ok, Stefano Santi, rapidamente. Volevo chiedere a chi ha usato la tecnica circolare, perché a me non è che mi spaventa tanto la borsa di tabacco, poi usando il robot non mi spaventa affatto. Il problema è l'angolo. Io ho visto, adesso non mi ricordo di chi era il filmato, ho visto un angolo di introduzione dello stelo della strutturatrice che era un angolo, non dico a 90 gradi, ma quasi. Cioè, quello che a me spaventa molto della tecnica circolare è ottenere nel torace un angolo di introduzione dello stelo della strutturatrice che non sia un angolo viziato dalla presenza delle costole. E volevo chiedere a voi, ovviamente, la vostra esperienza. Immagino che sia più una paura che una realtà, visto che la usate, però... Ti rispondo io su questo. Noi facciamo la mini toracotomia nella sede del trocarpio anteriore, che è abbastanza basso, è appena sopra il diaframma, e la sutura, le suturatrici circolari con la curva vanno verso l'alto, per cui non è perfettamente assiale, nel senso non viene giù parallelo alla colonna, però l'angolo sarà un 25-30 gradi rispetto alla colonna, quindi accettabile. Non credo che sia quello il problema. Io penso che il problema principale nella borsa di tabacco sia che spesso viene fatta e raffazzonata in un modo forse un po' troppo grossolano. Questo causa un grosso spessore sull'esofago. E l'altra cosa che ho notato è che si tende a tenere un po' tirato il tubulo sulla suturatrice, e questo fa sì che la parete gastrica sia tesa un po' come un domopack, un po' troppo a violino, e forse quando la suturatrice viene chiusa e il cicciottino dell'esofago entra lì, se lo strappa un po'. Secondo me, dal punto di vista tecnico, avere una sutura, un moncone, un tubulo gastrico morbido sulla suturatrice circolare è meglio, non tirarla troppo. Questa è una cosa che ho notato. Visto che si è collegato anche Stefano De Pascale, che era fra i commentatori, ciao Stefano, tu hai qualche commento da fare? Sì, buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Sì, la mia era una domanda alla collega che ha presentato il bel video, il dottor Viola, ed era più generica ed era legata al fatto quante volte il transito fatto in seconda giornata gli ha fatto cambiare strategia nella gestione dei pazienti, da un punto di vista proprio di rialimentazione o altre cose inerenti. E la domanda invece un po' per tutti è, ma... riflessione, domanda, ma se effettivamente la chirurgia mininvasiva, totalmente mininvasiva dell'esofago ha un impatto, cioè quello che vorremmo noi, un impatto positivo ed importante nei confronti del paziente, quanti di quelli che hanno presentato poi la loro bellissima esperienza a questo associano anche una gestione fast track del paziente? Cioè, in quante situazioni poi questo si associa a un qualcosa che veramente velocizza, migliora la qualità di gestione del post-operatorio, in quanti in casi invece questo è un po' legato alla procedura tecnica e poi nella gestione invece si è rimasti un po' con un approccio un po' più, diciamo, all'antica. Non so se mi sono spiegato in quello che intendo. La prima domanda penso che ti possa rispondere la dottoressa. Intanto scusate per il ritardo, buonasera a tutti, purtroppo sono stato bloccato per una frazione di però, ho ascoltato tutta la discussione.
Niente, un piacere oltre che un onore stare a sentire. Sostanzialmente il transito che facciamo in seconda giornata non è un transito per vedere se ci sono fistole, ma proprio legato al discorso della fast track, comunque di una ripresa rapida dell'alimentazione. Ci interessa vedere come una dieta liquida, che è quella che diamo già in seconda giornata dopo il transito, passi attraverso quello che abbiamo appena ricostruito, che non ci siano stenosi, che non ci siano spasmi del piloro, che non ci siano particolari problemi che magari abbiamo tralasciato durante la procedura. È solamente un mimare una dieta liquida, che è quella che dopo il gastrografin il paziente assumerà. È logico che se dovessimo accorgersi, finora non è accaduto, che c'è un grossolano difetto di soluzione di continuo o un ritardo in questo, saremo più orientati a affrontare il problema, ma in realtà è legato proprio alla ripresa. Poi c'è l'indubbio e grandissimo valore di fargli fare la cacca, per cui loro si alzano, vanno in bagno, è un'azione che li inizia alla quotidianità. Scusate, bene. Sono stato abbastanza poco. Chiaro, sì, sono d'accordo che non serve per la fistola, perché sopra il 50% dei pazienti che fanno le fistole avevano, per chi li fa, il gastrografin negativo. Michele, direi l'ultimo commento, poi chiudiamo. Sì, volevo rapidamente rispondere a Stefano riguardo al guadagno per i pazienti. Nel nostro caso, ad esempio, siamo ancora nella fase iniziale della curva di apprendimento, per cui andiamo molto cauti nel post-operatorio con questi pazienti e siamo ben lontani da un fast track. Siamo un normal track, non c'è differenza in termini di durata dell'ospedalizzazione rispetto ai pazienti in chirurgia aperta, ma sicuramente i guadagni della totalmente mini-invasiva si vedono, i pazienti si muovono prima, hanno meno dolore, quindi queste cose sono evidenti indipendentemente poi dopo dalla durata del ricovero. Sicuramente ci consentiranno di muoverci verso una vera e propria fast track. Quindi credo che il guadagno sia subito, immediato. Bene, ripasserei la parola a Roberto Petri e a Federico per la chiusura. Allora, io poi così conclude Federico, che è il vero organizzatore. Grazie a tutti. Io credo che da questo pomeriggio, insomma, siamo usciti con più di qualche dubbio, ma questo forse era anche lo scopo, metterci dei dubbi e darci delle intuizioni di soluzione. Credo che questo lavoro vada continuato, perché mi pare che tutto il gruppone dei panelist, insomma, continui a essere convinto che la strada è quella della mini invasiva. Grazie a tutti. Ringrazio anch'io, vi ringrazio veramente, è stato un onore, assolutamente non un onere organizzare questa cosa, in realtà è stato molto facile perché mi è dato disponibilità immediata, e organizzare queste cose è veramente piacevole, penso utile, spero che siano emersi dei messaggi interessanti anche per i tanti partecipanti, e poi, come diceva Roberto, il nostro compito non è quello di dare solo certezze, ma anche di sollevare dei dubbi, perché dai dubbi che poi si aguzza l'ingegno e si cerca di trovare la strada. Credo che la linea sia tracciata, che la Evolius vada fatta mini-invasiva. Cercheremo di aggiornarci di volta in volta per cercare di smussare i piccoli o grandi problemi. Vi ringrazio veramente tutti, è stato un onore.